Do adesso la parola al prefetto Frattasi, vediamo che cosa ci dirà, siamo molto curiosi. Grazie professore, io naturalmente mi ero preparato un po' mentalmente a sostenere un altro tipo di intervento, però insomma il suo intervento introduttivo mi sollecita a intervenire su quei temi che lei ha toccato e posso dirle che sono sostanzialmente d'accordo su molti dei punti che lei ha detto perché lei ha toccato dei punti veramente vitali del sistema della prevenzione amministrativa. Ma posso anche aggiungere che poi nelle conclusioni divergo dalle sue perché vedo le cose da un punto di vista diverso, sono arrivato a vederle da un punto di vista diverso, che adesso vorrei avere il tempo, quel poco che mi viene dato, un quarto d'ora, 20 No, minuti, quello che sarà, e sicuramente. spero che alla fine di questo intervento, non chiedo una condivisione naturalmente, ma almeno spero che di averle instillato qualche dubbio riguardo al suo punto di vista. Allora, lei giustamente, io ho letto anche dei suoi scritti, e credo che l'abbiano letti anche degli studenti qui, riguardo alla prevenzione, al difficile tema della prevenzione amministrativa antimafia, che molti pensano che si esaurisca nelle interdittive, nella informazione, nella cosiddetta documentazione antimafia nel campo degli appalti pubblici. Non è precisamente così. Esiste tutto un altro mondo della prevenzione amministrativa che, diciamo, prescinde dal momento contrattuale della stazione appaltante dell'amministrazione pubblica e che trova sistemazione in leggi antecedenti, addirittura che accompagnarono la nascita dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa. È uno strumentario importante e delle cose che le ha detto, per esempio, io ritengo molto giusto il fatto che tutta questa importante strumentario sia rimasto fuori dal codice antimafia. Questo è un dato negativo per quel codice, come per altre negatività pure si potrebbe parlare, parlo di questo e naturalmente questo è uno dei buchi più evidenti, diciamo delle mancanze più evidenti. E andrebbe probabilmente, io tra l'altro svolgo anche il lavoro di capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno, mi sono fatto in qualche modo un punto d'onore se il ministro vorrà, i ministri, il governo vorranno di proporre un incremento. Un intervento incrementale, come vogliamo chiamarlo, del codice per introdurre anche queste disposizioni. Naturalmente aggiornate, naturalmente attualizzate, perché ecco, e qui tocchiamo un punto, il rischio mafioso non è un rischio statico, è un rischio mobile, è un rischio dinamico, è un rischio che si evolve. Un rischio che si evolve e che conosce naturalmente anche declinazioni, come oggi si suol dire, diverse a seconda dei contesti territoriali. Usa la violenza quando deve usarla, usa metodi persuasivi quando deve usare quelli, perché sono più convenienti usarli, perché la tecnica dell'inabissamento, della mimetizzazione può essere più utile in quei casi. Può anche miscelare i due modi. Dunque, partiamo dall'incrementalismo, come lei l'ha chiamato, la prima delle critiche. L'incrementalismo vuol dire che questo sistema ha, diciamo, lasciato un po' la via maestra della legge, lo abbiamo sentito, ma ha previsto forme di controllo in via negoziale e pattizia. Diciamo che abbiamo previsto di colpire con la documentazione antimafia tutta una serie di attività che prima non erano colpite, prima non erano nemmeno considerate. Ma questo perché è accaduto? Ecco, e qui ritorno all'introduzione, perché si è toccato con mano, cioè c'erano evidenze investigative, evidenze giudiziarie che dimostravano che la penetrazione mafiosa era soprattutto avvenuta nel cosiddetto ciclo del cemento, in quelle attività ancillari, come sono state dette, minori, naturalmente che stanno a valle quasi tutte dell'aggiudicazione principale, dell'affidamento principale, sono attività che probabilmente, diciamo, nelle quali è probabilmente anche più facile investire perché sono a basso contenuto tecnologico, quindi diciamo, richiedono meno investimenti, meno risorse finanziarie, si può comprare a poco prezzo un'impresa, la si può, diciamo, mettere nel proprio portafogli per quanto riguarda l'interesse criminale e quindi da quel punto di vista quel settore non era presidiato. Come bisognava fare per presidiarlo? Semplice.
portarlo a trarre questo settore nell'orbita dei controlli antimafia attraverso lo strumento negoziale. E i patti, i protocolli sono serviti a questo. La legge obiettivo e poi il sistema delle grandi opere ha fatto poi dello strumento pattizio l'architrave del sistema, perché ha detto a questo punto ampliamo l'esperienza negoziale, facciamo anzi che l'esperienza negoziale sia la traccia sulla quale noi impiantiamo il sistema dei controlli. È un bene, è un male questo? Allora, lei giustamente dice c'è il principio di legalità, perfetto, lo conosco anch'io, lo conosciamo tutti, il principio di legalità, e lo seguiamo. Ma è un principio di legalità, quello che lei invoca, mi permetto di dire, visto forse da un punto di vista un po' diciamo formale, cioè nel senso legato all'ossequio della forma e quindi legato all'ossequio del procedimento e delle forme procedimentali. Esiste anche, è stato teorizzato, e io penso che non possiamo non seguirlo, il principio della legalità responsabilità. Cioè nel senso, lo diceva pure prima nel suo intervento il Vice Ministro Bubbico, quando ha legato insieme legalità e responsabilità, cioè che l'azione dei pubblici poteri deve venirsi a collegare al soddisfacimento di bisogni pubblici in qualche maniera, per rispondere veramente, realmente, sostanzialmente al principio di legalità. Quindi introduzione di un altro criterio, quello sostanzialistico, quindi controlli non più formali, controlli sostanziali, cioè controlli che attengono alla sostanza delle cose e non soltanto e solo al mero ossequio delle forme. Quindi controllo sostanzialistico che cosa ha voluto dire? Andiamo a vedere dove il legislatore non ce lo consente, perché le leggi non le hanno ancora scritte per queste fattispecie, diciamo minori, che poi minori non sono perché non movimentano pochi soldi, comprare, approvvigionare di calcestruzzo un grande cantiere come una tangenziale, un pezzo di autostrada, significa parlare di un volume di risorse di qualche milione di euro, o forse anche di decine e centinaia di milioni di euro. Quindi stiamo parlando di grandi volumi finanziari che attraverso questi strumenti è stato possibile tracciare. Secondo elemento che vorrei qui di riflessione, che vorrei porre alla sua attenzione, riguardo alle cosiddette informazioni atipiche. Le informazioni atipiche le abbiamo cancellate, le abbiamo tolte. Perché in realtà, e questo è stato, mi posso ascrivere un piccolo merito mio, personale, allora non ero nemmeno capo legislativo, ad aver convinto chi scriveva in quel momento il codice ad eliminare le informazioni atipiche. Ad eliminare le informazioni atipiche perché in realtà era ormai maturo il tempo di eliminare questo strumento che, diciamo, rimetteva alla stazione appaltante una scelta anche scomoda e difficile che... Onestamente, probabilmente in alcuni casi poteva andare anche sopra le capacità stesse della stazione appaltante o comunque di chi riceveva l'informazione di poterla interpretare nel senso più giusto e adatto del termine. Allora, però non abbiamo poi, ho recuperato l'articolo 1 sepsies della legge 629 del 82, cioè quello della... lei lo ha anche notato in un suo scritto, l'ho visto questo, cioè quello di poter comunque comunicare a un'amministrazione pubblica elementi confidenziali, potremmo chiamarli così, riguardo al profilo morale di un soggetto, allorché entra in gioco un problema di, diciamo, affidamento del soggetto che chiede un provvedimento pubblico, non un contratto, un qualunque provvedimento pubblico ampliativo, diciamo, della sua sfera. Una concessione, un'autorizzazione, un titolo di trasporto, come abbiamo sentito un attimo qui prima dalla collega De Miro, validissima collega De Miro. Quindi in realtà noi che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che era un potere dell'alto commissario, era un potere che fu introdotto per l'alto commissario e credo che sia necessario conservarlo in sistema come un potere dei prefetti sul territorio, che è un potere sostanzialmente collaborativo che esprime un principio, l'abbiamo scritto in una linea guida questo, che esprime un principio di leale e reciproca collaborazione. Io sono autorità di pubblica sicurezza, sono in possesso di informazioni confidenziali riguardo al profilo di un soggetto che opera in un settore dove l'affidamento pubblico è importante,
posso partecipare all'amministrazione che ha la potestà discrezionale di valutare quei titoli, elementi di controindicazione che possono gravare su questo oggetto ai fini dell'affidamento, che possono in qualche modo determinarla, per esempio, alla revoca del titolo o alla sospensione del titolo. È un, diciamo, fattore collaborativo. Contraddittorio, è vero. Le informazioni sono uno strumento che viene generalmente, genericamente, diciamo, adottato in audita altera parte, in mancanza di un contraddittorio. E questo è un punto nevralgico, un punto debole, però c'è una, abbiamo cominciato a introdurre, e io stesso con le linee guida ne ho fatto alcune, quelle per l'Aquila, ma anche per la, ne ho fatto una, diciamo, ho detto addirittura che si possono utilizzare anche per le whitelist, dirò un attimo perché, se c'ho ancora tempo. Sì, prego. Dunque, lei, stavamo dicendo il contraddittorio, è stato inserito, lo sapete, prima ancora del codice, venne inserito prima ancora del codice, l'istituto dell'audizione. L'istituto dell'audizione è un istituto, secondo me, di civiltà giuridica. Io ho dei dubbi riguardo al tuo profilo, ti convoco se ho dei dubbi che questa tua, diciamo, infiltrazione o permeabilità mafiosa sia dovuta non a una ragione sistemica, non sei una ditta mafiosa. Non sei un operatore, non sei un'impresa mafiosa nel senso che sei di proprietà di un'organizzazione criminale e nemmeno sei contigua, diciamo, del primo anello, del primo girone, per mutuare lo schema di cui ci parlano alcuni criminologi, no? Ma sei occasionalmente, come abbiamo poi scritto in un testo di legge, tangenzialmente toccata da un fatto di mafia, un tuo dipendente infedele. Un tuo amministratore infedele ha avuto dei rapporti con la mafia, magari li ha avuti pensando leggermente, cioè con leggerezza, di poter fare il bene della propria impresa o di poter, per esempio, di poter avere dei cantieri più tranquilli, dove ci fosse la pace sociale, dove non ci fossero attentati, dove si potesse lavorare senza un giorno di ritardo, perché tutte queste cose portano del tempo. Allora in questo caso, che comunque non è commendevole, perché, come dire, dimostra una certa cedevolezza dell'impresa rispetto a logiche non legalitarie, comunque non è nemmeno però un fatto che depone riguardo alla, diciamo, non emendabilità di quell'operatore economico. Quindi è possibile dargli una apertura di credito, convocarlo, capire le cause, magari imporgli l'adozione di un modello di risk management che attenui, abbatta, possa comunque scongiurare il rischio di penetrazione e rimetterlo in bonus. Perché qui vorrei dire una cosa, bisogna, lei lo ha detto più volte nel suo intervento, e su questo io vorrei intervenire, bisogna superare l'idea che l'informazione sia un giudizio divino, cioè sia un giudizio irreversibile, sia una specie di giudizio che non si può più superare. Non è vero, esatto, non è vero, non è così. L'impresa può ritornare in bonus, deve ritornare in bonus, deve poter essere, diciamo, rimessa sul mercato nel momento in cui quella situazione temporanea, transitoria di infiltrazione è stata emendata, è stata rimossa. E se naturalmente ci sono prove certe che questa rimozione non è una rimozione, diciamo, fatta per finta, ecco, fatta tanto per far vedere, sono accadute anche queste cose. Poi siamo andati sui cantieri e abbiamo trovato quelle stesse persone. E vengo a un altro elemento che ha reso sostanzialistici questi controlli, cioè hanno spostato l'asse sul piano della sostanza e non più della forma. L'accesso ai cantieri. Abbiamo messo in sistema anche un'altra forma di controllo, che è quella di non accontentarci della cartolarità dei controlli, di quello che raccontano le carte, ma di poter andare in situ, come si dice, insomma, nel nostro linguaggio, e poter guardare cosa accade in quello che è un far west, perché dobbiamo avere la serena consapevolezza che gli appalti pubblici, il cantiere degli appalti e anche degli appalti pubblici, è un cantiere dove può accadere di tutto. Dove possono esserci, diciamo, personaggi, mezzi, eccetera, non abilitati, non autorizzati, dove possono avvenire transazioni illecite e dove ci può essere violenza. Allora, in questo caso, guarda, noi poi, volevo aggiungere questo, abbiamo aggiunto con la legge 136 antimafia di 4 anni fa la tracciabilità di cantiere. Non c'è stata soltanto la tracciabilità dei pagamenti, la tracciabilità finanziaria, ma anche la tracciabilità di cantiere. Qui c'è
un importante sindacalista che saluto della Fillea CGIL, con il quale io parlo con gli attori sociali del sistema quasi tutti i giorni, perché vorrei aggiungere una cosa su questo: le linee guida, gli strumenti di soft law, come si potrebbe chiamare, di diritto mite, che ormai sono pane quotidiano nella prevenzione amministrativa antimafia e superano quel principio di stretta legalità che lei prima evocava quando parlava della legge, della norma, di mettere al centro la norma. Ecco, io da questo punto di vista divergo, ma per le ragioni che le ho detto, cioè proprio perché ci troviamo di fronte a un rischio mobile, a un rischio dinamico, è necessario probabilmente in una cornice di principi giuridici che ovviamente devono essere fissati per legge, poter avere degli strumenti dinamici, elastici e flessibili di risposta. Perché la tracciabilità di cantiere, poi dirò una cosa sulla tracciabilità finanziaria, la tracciabilità di cantiere è una tracciabilità che ci hanno chieste le imprese, ce l'hanno chiesta loro, ce l'hanno chiesta come misura difensiva, come misura per potersi difendere. Quindi il rigorismo che a volte appare in certe misure nasce dall'esperienza concreta, cioè ci riporta all'esperienza di cantiere, ci riporta a un'esperienza cioè che è fatta di cose miste, dove ci sono appunto delle sacche di illegalità che noi contrastiamo attraverso misure di accomodamento. Abbiamo fatto introdurre una serie di norme perché noi ci rendiamo conto che se delle strumentazioni avviate in via negoziale, in via pattizia, inserite nei protocolli funzionano, e abbiamo visto che funzionano, le si può portare in mare largo, come si direbbe, cioè le si può portare in sistema e si può fare di quell'esperienza una norma. È stato fatto pure con le transazioni finanziarie, cioè è stato fatto anche con la tracciabilità finanziaria, anche se lì è stato fatto un'opera un po' con l'accetta, perché ex abrupto si prese un'esperienza sperimentale del comitato alta sorveglianza che si era appena avviata su una specifico pezzo di metropolitana di Roma e la si è portata in norma, rendendola dall'oggi al domani, non era in delega, era norma di diretta applicazione, norma cogente per tutte le stazioni appaltanti. È vero, c'era il problema della filiera, lei lo ha toccato, ma credo, posso dire, probabilmente è un problema che qualche residuo ce l'ha ancora, che le determinazioni dell'autorità della vigilanza sui contratti pubblici, che sono più volte intervenute, hanno dato un quadro abbastanza chiaro, resistono zone d'ombra, resistono zone grigie, ma io credo che, perché da questo punto di vista poi il termometro... Scusa Bruno, ma nel senso che si controlla tutto? Nel zone grigie non sono quelle... anche l'acqua che viene fornita nei cantieri. Non è così. Cioè, in realtà, a parte che io posso dire... Non provocare il prefetto Frattasi. Posso dire una cosa sulla storia dell'acqua, Costantino? Una grande impresa che si chiama Staldi, per un protocollo di legalità del 2005 che sottoscrivemo per un pezzo della Ionica a Catanzaro, mi chiese di poter mettere nel protocollo una norma per cui si cantieravano tutte le forniture per le mense agli operai, quindi anche l'acqua minerale. Ora dico, è un'esagerazione questa? Però dobbiamo anche calibrare la risposta. Certo, se l'infiltrazione è quattro mafiosi che mi vendono l'acqua, ma io me ne sto fregando, scusami. Però c'è un... No, io non... No, ragazzi... Adesso questo vorrei riprendere il filo del discorso. Adesso questo può sembrare enfatico, può sembrare un'esagerazione, ma voglio dire, e ritorno sul punto, alcune cose vengono dagli stakeholder di sistema, come si dice in tempo, un po' aulicamente, cioè vengono dagli soggetti di riferimento che operano in un sistema degli appalti pubblici. Quali sono? Le parti sociali, le grandi imprese, i sindacati, le organizzazioni sindacali, le amministrazioni pubbliche, il contraente generale, questa mitica figura che sostanzialmente è stata introdotta con il codice dei contratti, introdotta già prima in via ma poi sacramentata nel codice degli appalti pubblici, dei contratti pubblici, e che è il soggetto attraverso il quale ruota tutto il sistema di sicurezza, di cui si deve far carico. Perché abbiamo previsto che la sicurezza antimafia abbia un prezzo, abbia un costo, non è gratis la sicurezza antimafia da realizzare. Un'ultima battuta, ci sono cose
dette un po' così, che effettivamente vanno un po' riprese. La giurisdizione, che cosa, mi permetto di fare un po' di interpretazione autentica per due minuti, in effetti le nuove informazioni che hanno una, diciamo, mentre prima le informazioni avevano un effetto soltanto nel rapporto contrattuale che si veniva a costituire tra l'amministrazione che le richiedeva e il soggetto per il quale quelle informazioni venivano richieste, oggi con le modifiche normative le informazioni e anche quelle interdittive hanno, come dire, un'efficacia ad omnes, cioè nel senso che la stazione appaltante, le stazioni appaltanti che le ricevono, che poi le ricevono una volta, dovrebbero, devono, uso il condizionale perché a volte non sono proprio certo che lo facciano sempre, devono utilizzare quelle informazioni relativamente ai rapporti contrattuali di propria pertinenza. Questo crea una serie di problemi, il primo dei quali, lo ha evocato un attimo fa il professore Mazzamuto, è quello della giurisdizione. Perché io se è della competenza territoriale e quindi la giurisdizione. Dove si radica la giurisdizione? Oggi ci sono contrastanti orientamenti, ce n'è uno recente che ho letto, interessante, ma secondo me poco praticabile in questo momento, che è di Scoca, che ha proposto per esempio di radicare a omologazione della competenza per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, la competenza nel TAR Lazio funzionale. Ora io adesso, qui poi abbiamo un giudice amministrativo, sentiremo, credo che il problema si possa risolvere, lo stiamo risolvendo con un correttivo del codice. E in che senso? Perché siamo curiosi. Lo stiamo risolvendo nel senso che, diciamo, il TAR competente, quindi la competenza giurisdizionale per l'annullamento dell'atto, si radica nella prefettura che emette il provvedimento, cioè quella che conosce, secondo il principio della conoscenza dell'operatore, quella che conosce l'operatore. Ecco, io ho già rubato troppo tempo, ho detto un sacco di cose, altre ce ne sarebbero da dire, che il tema ovviamente è vastissimo, mi fermo qui, poi insomma. Grazie. Bene, ringraziamo il prefetto Frattasi, intelligenza vivace, certo, se uno guarda il profilo soggettivo si rassicura, diciamo, però io... Prima ci si spaventa con lo De Milo, poi ci si rassicura con Frattasi. Alle garanzie obiettive, e non credo che il problema della legalità era una questione solo formale. Comunque, devo soltanto una battutina volevo fare sulle atipiche. Mi era piaciuto di più quella circolare dove si diceva, beh, il prefetto se non raggiunge la soglia della tipica è bene che continui a fare accertamenti. Sì. Preferisco questo di queste informazioni confidenziali di cui lei ha parlato. No, no, speravo che lei non lo dicesse, invece questo... Ma non vanno alla stazione appaltante, non guardano il contratto. Non vanno alla stazione appaltante, no, e allora a chi vanno? L'ho detto, non l'ho capito, a chi vanno? Se lei, no scusi, all'amministrazione quale che sia, allora, lei ha detto poi ha detto revoca una concessione, revoca un contributo. Allora, aspetti, le faccio un esempio pratico, le faccio un esempio pratico, abbiamo per esempio dei casi nei quali l'operatore che viene, economico che viene, diciamo, controllato, per esempio per le iscrizioni, lei sa adesso ci sono queste white list, non so, sì, penso che le conosciate, sono degli strumenti che non piacciono, penso, al professore Mazzamuto. No, ma per problemi di tutela della concorrenza, non per altro. No, non è vero. C'è uno studio recente che dice che... Sì. C'è uno studio recente che... Comunque, ecco, diciamo che siamo c'è alla un prefetto... Stiamo alle atipiche. C'è uno studio, per esempio... Dovrei iscrivere un operatore nella white list per quanto riguarda il trasporto rifiuti. Va bene? Ora, supponiamo che gli accertamenti riguardo a questo operatore, che deve essere iscritto in un elenco, diciamo così, bianco, cioè di operatori sul conto dei quali non risultano affidabili, cioè c'è anche un problema di affidamento, come le dicevo prima, abbia tuttavia dei precedenti che non sono ostativi ai fini della iscrizione. Non sono, diciamo, posso dire, lo portano a non poter conseguire il bene giuridico anelato, cioè questo deve essere iscritto nel, ma sono tuttavia significativi ai fini della, diciamo, profilo morale del soggetto, no? Perché per esempio ha un reato ambientale, ha più reati ambientali che non portano, per esempio, per un gioco di prescrizioni, cose, cioè non portano comunque ad avere una significatività ostativa nei confronti di questo soggetto.
Io credo che mantenere in sistema una norma che ci metta in condizione, cioè i prefetti, di poter segnalare all'albo gestorio tale situazione, perché poi ne faccia l'uso che crede, ovviamente, perché la norma dice nei limiti della discrezionalità ammessa, e quindi può voler dire nei limiti in cui la legge ti riconosce una discrezionalità ai fini della espulsione, sospensione, oppure, se non può né fare nell'una né nell'altra cosa, tenerlo d'occhio, vogliamo dire, no? Ecco, fare dei controlli, per esempio, che avrà, per esempio, immagino, un proprio corpo ispettivo o dei propri poteri ispettivi. In genere tutti gli albi mantengono dei poteri latamente ispettivi nei confronti di tutti i soggetti che vi sono iscritti. Ecco, io credo che questo tipo di potere, diciamo, riesumare la tipica generalizzata, possa essere utile. Va bene, insomma, non mi ha convinto tanto su questo discorso, perché io parto da questo presupposto, che in questa materia così delicata o l'autorità competente, che è la prefettura, ha qualcosa da dire, ovvero taccia. Perché non è ammissibile pensare che una pubblica amministrazione generica debba trovarsi nelle mani delle indicazioni dove non c'è un'assunzione di responsabilità da parte dell'autorità competente. Parliamoci chiaro, l'informativa tipica era una grande ipocrisia istituzionale, cioè l'amministrazione che riceveva la tipica doveva lei valutare, professor Mazzamuto, lei è il moderatore, le ricordo se lei perde il controllo, lei capisce insomma. Va bene, comunque ci siamo con Frattasi, ci capiamo perfettamente, sì, perché potremmo discutere altra mezz'ora di questi ora.